Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo Vlogmas. Oggi faremo insieme questi biscottini semplicissimi ma molto carini a tema natalizio con la ghiaccia reale. Vi do subito la ricetta: 250 g di farina, 150 g di burro tagliato a pezzettini freddo, 100 g di zucchero a velo e 50 g di tuorlo e aromi vari che dipendono dal vostro gusto. Potete mettere zest di limone, di arancia, o cannella, noce moscata, zenzero, vaniglia, qualsiasi cosa voi vogliate. Questi biscotti li ho fatti con il metodo sabbiato, che vuol dire per prima cosa lavorare la farina con il burro fino a quando non avrà una consistenza tipo di sabbia, cioè fino a quando il burro si sarà tutto incorporato alla farina. Dopodiché vado ad aggiungere lo zucchero a velo e subito dopo i tuorli fino a quando non si crea quel panetto che avete visto pochi secondi fa. Poi posso andare a stenderlo con il mattarello, non fateli troppo sottili, sennò verranno dei biscottini un po' così. Mi piacciono belli cicciotti, quindi dei biscottoni, un 4-5 mm, secondo me va più che bene. Poi li tagliate con la forma che più vi piace e mettete su una teglia rivestita con carta da forno e riponete la teglia in frigo per una mezz'oretta. Trascorsa la mezz'oretta in frigo, andate ad infornare a forno caldo 160 gradi per 15 minuti circa, ed eccoli qui. Nel frattempo che i biscotti si freddano, vado a fare la ghiaccia reale, che è semplicissima: 150 g di zucchero a velo finissimo, 20 g di albumi, preferibilmente pastorizzati, e qualche goccia di limone. E vado, come state vedendo, a mescolare tutto energicamente con una frusta a mano. Se vi viene meglio, potete farlo anche in planetaria. La ghiaccia ovviamente è bianca, quindi se vi servirà per fare delle decorazioni bianche mettetelo un po' da parte, se no, come ho fatto io, andate a dividere la ghiaccia in base a quanti colori vi servono. Io, come vedrete, ho lasciato una maggior quantità da colorare rossa e poi ho fatto una tazzina di colore verde e mezza tazzina di colore giallo. Coloranti da utilizzare, io ho utilizzato questi qua in gel, ma credo che qualsiasi colorante idrosolubile vada bene. E adesso mettetevi comodi e sbizzarritevi. Io non avevo moltissimo tempo, però volevo farli a tutti i costi, quindi magari sono venuti un po' imprecisi e fatti alla svelta, ma lo stesso sono piaciuti. Ne rifarò in quantità da regalare a tutti i miei amici qui in Scozia, amici, vicini di casa, anche colleghi di qualche collega di lavoro, e come appunto regalino, che secondo me è sempre ben accetto quando appunto è una cosa fatta da noi stessi. Come potete vedere da questa clip, io ho proprio l'attrezzino adatto per fare questi disegnini, ma comunque vi assicuro che anche un semplice stuzzicadenti andrà benissimo. Ho uno stecchino di quelli che si usano per vedere se la torta è pronta dal forno, quindi non preoccupatevi se non avete gli strumenti necessari. A dirla tutta, io ho anche i beccucci per la sacca a poche adatti, però qui neanche li ho utilizzati, mi sembra
forse li utilizzerò verso la fine, ma comunque per farvi capire che non mi servono grandissimi ingredienti o strumenti per fare qualcosa di carino. Poi inoltre, secondo me, questi biscotti sono anche carinissimi da fare insieme ai bambini, nipoti, cuginetti, in modo tale da intrattenerli e fare comunque qualcosa di carino e creativo che possa muovere la loro, appunto, creatività e trascorrere un pomeriggio un po' più natalizio in questo caso. Dopo aver decorato a vostro piacimento tutti i biscotti, dipende ovviamente la quantità di glassa che avete messo sul biscotto, dovrete farli asciugare qualche minuto o qualche ora su di un piano da lavoro. Dopodiché potranno essere conservati in un contenitore ermetico per giorni, ma comunque sono sicura che andranno via subito. A parte questo, mi piacerebbe sapere, se siete arrivati fino a questo punto del video, che cosa state facendo voi per questo periodo, per Natale, se già avete fatto i regalini, i pensierini per i parenti e amici, se anche voi come me farete dei dolci, dei biscotti, in questo caso fatti in casa da regalare ad amici e parenti, e tutte queste cosine qui. Quindi fatemi sapere se vi va, come state trascorrendo questo periodo dell'avvento. Ed ecco qui tutti i miei biscotti di Natale sfornati e decorati con la ghiaccia reale. Fatemi sapere se anche voi li riproporrete ai vostri parenti e amici. Noi ci vediamo come sempre al prossimo Vlogmas. Ciao!